È in corso in queste ore una verifica dei ticket delle prestazioni sanitarie. Le notifiche stanno arrivando dall'Agenzia delle Entrate ed è già protesta. Sono moltissimi i cittadini preoccupati e insomma la questione è che anche in caso di pagamento è sempre opportuno tenere la ricevuta. Questo purtroppo è un punto dolente. Sono stati aperti due sportelli all'interno dell'azienda sanitaria proprio per fornire maggiori spiegazioni e chiarimenti ai cittadini in dubbio e un sito, uno spazio internet proprio per rispondere ad eventuali perplessità. Sta di fatto che i cittadini sono già allarmati, stiamo parlando di prestazioni sanitarie o della libera professione eseguite dal 2014 al 2016 ed evidentemente insomma in caso di non pagamento con le eventuali more. Dicevamo, sono davvero moltissimi i cittadini che anche sui social iniziano ad esprimere dissenso su questo punto, è una modalità che di fatto era già avvenuta nel 2019 per gli anni precedenti, quindi a partire dal 2010, sono misure che periodicamente vengono attuate, purtroppo in caso di mancata ricevuta il rischio di dover ripagare la prestazione. Dicevamo, ci sono due sportelli all'interno dell'azienda sanitaria che rispondono ai dubbi dei cittadini, aperti dalle 9 alle 13, uno di questi è nell'atrio dell'ospedale, l'altro invece è presso l'ASL, la sede della mutua, per intenderci a Cossato. Intanto però si stanno susseguendo davvero molte lamentele da parte dei cittadini.